Sì, questa volta la comunicazione ha funzionato e quindi diciamo anche attraverso questa televisione che il traffico sulla superstrada sarà interdetto, questa volta però di notte, tra venerdì e sabato, quindi da venerdì alle ore 21 fino a sabato alle ore 6 sarà interdetto l'accesso alla superstrada, che si potrà prendere comunque da Fano Sud, e si potrà prendere, si potrà uscire da Fano Sud, e quindi si dovranno utilizzare solo per la notte tra venerdì e sabato appunto le altre vie, ovvero via Soncino in parte, la strada di Chiaruccia e anche via Papiria, per entrare e per uscire dalla città di Fano. Non ci sono problemi segnalati al casello e quindi si parla e si tratta soltanto di permettere a Pavement, alle società autostrade, di poter fare i lavori per le rampe che stanno completando e a cui noi teniamo tantissimo per snellire il traffico cittadino, e soltanto in questo caso nella notte tra venerdì e sabato. Ci saranno in seguito ulteriori chiusure? Sì, ovviamente per fare questi lavori importanti e per lavorare in sicurezza e per non recare danno anche ai veicoli, ovviamente ci saranno altre chiusure che saranno comunicate con un anticipo, diciamo, non esagerato perché affinché la gente non se ne dimentichi, e quindi utilizzeremo tutti i media possibili per dare evidenza di queste chiusure e per segnalare in loco le deviazioni, ma anche per annunciare le eventuali deviazioni in maniera tale che la gente possa organizzarsi.